che bello che stai. Addirittura ci funziona subito. No, questa cosa non può funzionare. No, vabbè. Facetemi vedere un bel piano, mi raccomando, di capire di cosa. Di capire, appuntamento. Allora, intanto un saluto, ovviamente, un ringraziamento a voi tutti che siete qua degli organi di stampa per questa tappa importante dei comitati di quartiere, specialmente per la pubblicità. Come voi sapete, il nostro il comitato di quartiere faceva parte anche del nostro programma elettorale e quindi oggi è una tappa, diciamo, al fine della realizzazione di questi comitati. Questi comitati erano già previsti, diciamo, erano delle forme di partecipazione popolare, l'articolo 34 del titolo VI dello Statuto Comunale. E noi stiamo dando attuazione a questa forma di partecipazione e quindi per poter fare questo, diciamo, essendo regolata da questo regolamento, e abbiamo voluto, oltre che dovuto, regolare i rapporti con l'amministrazione comunale, quindi tra questi comitati e il nostro comune. E il primo regolamento era stato approvato con la delibera di Consiglio Comunale numero 64 del 18 luglio del 2012 e poi abbiamo apportato una piccola modifica il 24 aprile 2013 con la delibera sempre di Consiglio Comunale numero 24. E quindi che l'amministrazione ha diviso, entrando un poco nel dettaglio di questo regolamento, l'amministrazione comunale ha diviso il territorio in 6 quartieri: Barracca, Catalmo, Ciumaregga o Porto Salvo Candidati, Centro, Torre Varata, Bucolo, Sparagonà, Misserio, Fadorì e Giardino, Quartarello, San Gaetano. Quindi sono state individuate sotto questo aspetto da un punto di vista territoriale. E quindi i comitati di quartieri sono appunto degli organismi territoriali senza scopo di lucro ed hanno la finalità, diciamo così, di un ruolo, sicuramente svolgeranno un ruolo propositivo con l'amministrazione comunale. Questi comitati, come ben sappiamo e come è stato previsto anche dal nostro regolamento, hanno delle funzioni consultive, che sono quelle di, appunto, nel caso in cui l'amministrazione comunale vuole proporre modifiche, non so, dalla viabilità, vuole proporre una modifica, un inserimento di un progetto in un'opera pubblica, per quanto riguarda la gestione sui servizi pubblici, può chiedere ovviamente questa consultazione a questi comitati di quartiere, che quindi hanno un ruolo attivo, dovranno avere un ruolo attivo. Noi vogliamo che abbiano un ruolo attivo al fine di non fare delle scelte solo unilaterali da parte dell'amministrazione comunale. Questo è fondamentale lo scopo. Non solo avranno un ruolo consultivo, ma avranno anche un ruolo propositivo, cioè quello anche di proporre qualcosa, ovviamente ognuno per i propri quartieri, che quindi può essere anche un motivo di sprono per quanto riguarda il sistema organizzativo del comune, per quanto riguarda la programmazione territoriale, urbanistica e non solo, per quanto riguarda anche la programmazione di opere pubbliche. Promozione di iniziative, anche manifestazioni, quindi non soltanto parliamo di urbanistica e di lavori pubblici, ma anche collaborazione per le emergenze, in caso di protezione civile. Quindi ecco, hanno questo, le finalità, diciamo, di questi comitati e soprattutto questo. L'adesione ai comitati è gratuita e possono aderire, diciamo così, a questi comitati tutti i cittadini, escluso ovviamente, diciamo, gli amministratori o i consiglieri comunali, che abbiano compiuto almeno 18 anni di età e devono essere residenti nel quartiere o che abbiano un'attività anche in un altro quartiere, perché può darsi che uno è residente a Barracca ma la sua attività principale ce l'ha a Bucolo, ecco, può far parte anche del quartiere di Bucolo pur essendo residente a Bucolo. Doppia. No, dico o una o l'altra.
dico, può essere anche residente a, a Barracca, però si, si sente più coinvolto al quartiere di Bucolo e quindi può partecipare come comitato di quartiere a quello di Bucolo. Ogni comitato quanti componenti ha questo impianto? Un minimo di 15, con i quartieri sino ai 500 abitanti, e un numero di 30 pari ai quartieri sopra i 500 abitanti. Perché da 15 fino a 500 sì. Queste sono le adesioni minime nei quartieri, perché non tutti i quartieri, abbiamo cercato di suddividere i quartieri. Questa è l'adesione, l'adesione che poi porterà, diciamo così, a una lista, a un'unica lista composta da almeno 15 persone, e poi alla fine, diciamo, alla fine delle elezioni saranno eletti 9 componenti per ogni quartiere. 9 componenti per ogni quartiere. Quindi saranno 45 in tutto. 45? No. 6, 9, 54. 54. Sono 6, diciamo, 54. Sono 6, non c'è. No, sono 6. Questo è e quindi questo perciò quindi oggi siamo qui per avere, siccome abbiamo anche già un calendario ovviamente delle assemblee pubbliche che terremo in questi giorni, e esattamente il 2 maggio voi avete già il volantino, quindi se volete ve l'elenco, possiamo eventualmente passare oltre. Quindi questi sono i luoghi e le date con gli orari nei vari quartieri che noi, quindi andranno il 2, il 3 e il 4 di maggio. Alla fine dove c'è praticamente quello della revisione? Di fronte dove c'è, dove c'è il danno di spazio. Spiazzale che c'è proprio davanti. C'è la revisione del danno. Sì, perfetto, sì. C'è più un bar a te. No, c'è il bar, c'è lo spazio. Considerate che qua c'è scritto scuola elementare, ma non è stato ben posto. Nello spazio. Ma non me ne andavo conto del tuo. Quindi questi comitati ovviamente sono esclusivamente volontariato, quindi diciamo così, cittadini, ovviamente non ha scopo di lucro. E i giorni che noi diciamo, abbiamo pensato per quanto riguarda le assemblee pubbliche secondo il calendario che voi avete. Per la parte tecnica io passerei la voce al nostro responsabile, che indicherà alcune cose molto semplici al fine, ecco, appunto, di visualizzare leader e come devono essere e indicativamente le date, perché ci sono delle date, diciamo così, precise, fino ad arrivare al 30 di giugno, che sarà il giorno dovrebbe essere dalle 8 in questa parte. Adesso la spiegheremo. Domenica, sì, la spiegheremo. Intanto, buona giornata, va bene. Vice sindaco Famulari è stato molto chiaro in tanti punti. Io mi soffermerò soltanto sulla parte tecnica dell'elezione in se stessa. Allora, come ha detto, l'elezione dovrebbe essere il 30 di giugno 2013, si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20. E allora, intanto, che cosa sono questi organi? Gli organi dei comitati di quartiere sono proprio il comitato di quartiere e il presidente. Il presidente è il nominativo che prenderà più voti praticamente nella lista. Andiamo alla lista allora. L'elezione dei quadri di quartiere avviene mediante una consultazione popolare e valida se vi partecipa il 15% dei cittadini residenti nel quartiere. Il sindaco indice le consultazioni almeno 50 giorni prima il voto, e questa è già la prima data. Dovrebbe essere, se partiamo che le elezioni si dovrebbero svolgere il 30 di giugno, il sindaco con proprio decreto entro l'11 di maggio dovrebbe indire le consultazioni e quindi con pubblico manifesto avvisare a tutti i cittadini. Allora, la lista come ha detto qua il vice sindaco è unica per ogni singolo comitato di quartiere da eleggere ed è composta da almeno 9 candidati. Se nel quartiere non c'è l'adesione almeno di 9 candidati non si procederà nella votazione in quel quartiere.
Ogni persona residente nel quartiere, se maggiorenne, si può candidare per il quartiere di residenza, presentando il proprio nome nativo e sottoscrivendo l'accettazione della candidatura almeno 25 giorni prima della consultazione, quindi sempre fermo restando il 30 giugno l'elezione, quindi deve dare la disponibilità entro il 5 giugno 2013 la presentazione materiale della candidatura entro il 5 giugno 2013. Considerate sono comunque date presuntive. Presuntive perché ancora il decreto dovrebbe essere tutto allora, così, però. Sì, ripeto, l'atto formale è il decreto del sindaco. Il decreto del sindaco è 50 giorni prima. Se firma l'11 è il 5 giugno. Entro se partiamo che l'elezione dovrebbe essere il 30 giugno, va bene, il sindaco entro l'11 di maggio deve fare il decreto. 11 di maggio deve indire l'elezione. Con proprio decreto, con dove decreto. Allora l'elettore potrà esprimere un massimo di due preferenze, però nel caso che esprime due preferenze, va bene, deve essere dato sia deve essere il genere femminile e il genere maschile sulle due preferenze. Come? Una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altro un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Un po' come, come la legge regionale che è stata approvata proprio giorni scorsi dal nostro presidente della regione. Sì, con questo sistema saranno le prime elezioni. Non siamo i primi, però perché c'è l'elezione queste amministrative nei vari comuni dove si dovrà eleggere il sindaco e il consiglio, i consigli comunali. E allora, perché ogni candidato si possa presentare, vale la legge per i consiglieri comunali. Quindi tutte, la normativa è uguale per i consiglieri comunali. Devono essere residenti nel quartiere. Cioè si possono candidare tutti i cittadini residenti nel quartiere che hanno praticamente i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Risultano eletti i primi, i 9 che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti sarà eletto il più giovane, non il più giovane, il regolamento dice il più giovane d'età. E a livello diciamo di date sono queste, se il sindaco indice le elezioni per il 30 di giugno, va bene, deve fare il decreto e dare pubblica avviso con il manifesto entro l'11 di maggio, quindi le date insomma sono molto vicine. Il 5 giugno devono essere presentate le candidature. Sì. Allora, Esatto, 25 giorni prima, quindi andiamo entro il 5 di giugno le candidature. Altre scadenze non ce ne sono, però tutto il regolamento, quello sia approvato a... Ma quella per le adesioni quando scadono? Le adesioni praticamente dovrebbero essere prima del decreto, ovviamente prima del decreto, le adesioni dovrebbero essere prima del decreto.